Montorio qualcuno l'ha già definito l'ecomostro, un natante guidato meccanicamente posato sul laghetto Fontanon. Tre strutture metalliche sono appoggiate sul fondo con un basamento che consente alla barca di muoversi sull'acqua. L'iniziativa è partita da un gruppo di ingegneri in pensione che hanno avviato questo progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la navigazione con le imbarcazioni per il trasporto pubblico si può fare anche sull'Adige. Idea lodevole, peccato che tutta questa struttura sia abusiva. Gli organizzatori hanno inviato una richiesta al Consorzio Alta Pianura Veneta, ma dal comune, proprietario dello specchio d'acqua, non è stata rilasciata nessuna autorizzazione. Così è intervenuta la circoscrizione, in particolare con il presidente Dino Andreoli e il consigliere Alessandro Zamboni. Il timore è che il cosiddetto ecomostro metta a rischio le risorgive. Per questo, dall'ottava circoscrizione è partita una richiesta alla Polizia Municipale per far rimuovere tutta la struttura.